Alessandra Mussolini ha rifiutato il passaporto da europarlamentare per la dicitura che non tiene in considerazione il sesso. Per meglio dire, le regole impongono di scrivere maschio o femmina, mentre la Mussolini con questo rifiuto si è opposta al fatto che non venga considerato il genere neutro. Alessandra Mussolini ha rifiutato il passaporto. La Mussolini è una delle politiche italiane che fanno sempre molto parlare di sé, ma stavolta la sua battaglia è assecondata da molte più persone rispetto al solito. Infatti l'esponente di Forza Italia e del PE ha rifiutato il passaporto da europarlamentare per un dettaglio particolare. Come sappiamo, sui documenti ufficiali c'è scritta l'identità di genere, fra maschile e femminile, invece la Mussolini esige che venga inserita una casella nominata altro, per racchiudere tutti coloro che non si sentono né l'uno né l'altra, coloro che non vogliono essere definiti e che vogliono vivere liberi dalle classificazioni di questo tipo. Secondo Alessandra Mussolini, un passaporto del genere non è inclusivo, anzi è molto discriminatorio. Del tutto sbagliato. Per questo motivo auspicava che venisse escluso dall'evento, ma Amadeus ha detto la sua, dichiarando che ognuno deve sentirsi libero di essere ciò che vuole. Con le parole del direttore artistico del festival più importante in Italia, ci ricolleghiamo al pensiero della Mussolini in cui gli esseri umani non vadano per forza classificati, e per essere un esempio, ha eliminato definitivamente la richiesta di passaporto.